Vizio, c'è una domanda sulla chat. Sono miei disegni, no? Naturalmente no, perché non sono un bravo disegnatore. E li ho presi in alcuni libri e riviste che ho conservato. Perché si usa inclinare il vaso? Non è che si usa inclinare il vaso per qualche motivo, si cerca nel piede la posizione migliore che mette in risalto le radici e il nebari, quindi in alcuni casi non è una regola fissa per tutte le piante, può essere di aiuto inclinare il vaso. Riviste erano in omaggio quando facevamo le prime mostre e che io ho conservato gelosamente. No, forse alcune giapponesi, ma non tutte, non la maggior parte. Allora, vado avanti con la presentazione e per quanto riguarda lo stile Choukan. Allora, cerco solo di condividere lo schermo. Ok. Lo vedete di nuovo? Ok, quindi andiamo avanti con il secondo stile, argomento di questa serata qua, che è sempre uno stile eretto, ma in questo caso formale, si dice formale perché è lo stile un po' più rigido sulle regole, è lo stile degli alberi solitari, quindi con questo stile qua si vuole rappresentare un albero che è cresciuto nelle condizioni migliori, nelle condizioni perfette. Quindi ha una buona esposizione e senza interferenze dovute ad altre piante o ad avversità ambientali. Quindi il tronco per questo motivo qui è dritto, è molto dritto, perfettamente verticale. E si assottiglia, anzi, proprio in questo stile qua, la conicità del tronco deve essere molto evidente. Si assottiglia gradatamente verso l'alto, mentre i rami sono distribuiti ordinatamente e proporzionatamente. Anche qui la difficoltà di questo stile è proprio nel posizionare i rami secondo delle regole che devono essere un po' più rigide, in questo caso perché sono proprio i rami a dare il carattere alla pianta. Quindi vanno distribuiti ordinatamente, proporzionatamente, dal più grande al più piccolo, partendo dal basso verso l'apice. Questo stile si applica in genere a cedri, faggi, olmi e pini, eccetera. Le piante così impostate avranno l'aspetto forte e maestoso dei dominatori della natura, quindi dominano l'ambiente in cui crescono, sono piante molto grandi e possenti, tipico degli esemplari giganteschi viventi nelle pianure sconfinate. Naturalmente, per ottenere il forte impatto visivo di questo stile, si dovranno rispettare alcune importanti regole, come vi dicevo prima. Ecco qui, i rami principali devono essere ben collocati. Quindi le regole principali sono comuni alla maggior parte degli stili, però nello stile Choukan diciamo che non bisogna rispettarle proprio alla lettera. Quindi i rami vanno ben collocati, il primo ramo inferiore più in basso deve avere un aspetto marcato e importante, quindi deve essere ben visibile e deve avere la sua importanza. Il successivo va posto nel lato opposto del primo ramo ed è ancora abbastanza robusto. Gli altri, man mano che si sale, devono essere disposti
in tutta la circonferenza del tronco, quindi vanno a riempire tutti gli spazi del tronco, senza mai accavallarsi, senza mai sovrapporsi. In questo stile qua vanno rispettate le regole delle proporzioni e delle distanze. Quindi nella disposizione dei rami bisogna fare molta attenzione che gli interspazi tra ramo e ramo diventino sempre più brevi, man mano che si procede verso l'apice. In genere c'è la regola del un terzo. Il primo ramo va educato ad un terzo dell'altezza della pianta. Il secondo ramo ad un terzo della rimanente lunghezza, e così andando verso l'apice. Quindi si ottiene questa proporzione e questa distribuzione nelle distanze rispetto all'altezza. Il piede è evidente, con radici robuste, ben disposte, ed è la premessa per un buon bonsai educato in questo stile. La costruzione di Chocan prevede il tipico tronco verticale che si assottiglia, quindi la conicità, come vi dicevo prima, verso l'alto. I rami sono disposti orizzontalmente, mai appaiati, come dicevo prima, lungo un percorso a spirale che si snoda verso l'alto. Nella parte anteriore del bonsai viene garantita la visibilità del tronco e dei rami bassi. Come detto per il Mojogi, anche qui si cerca di non avere rami che vengono verso l'osservatore, quindi non si avranno mai rami diretti verso chi guarda, a parte qualche rametto nell'apice che magari lascia intravedere e nasconde in parte il tronco. Però i primi rami devono essere distribuiti in modo da lasciare entrare la vista dell'osservatore. Qui abbiamo appunto l'albero nella sua conicità, nella sua distribuzione. Questa sarebbe la distribuzione dei rami schematizzata, il primo ramo, che in questo caso cresce a sinistra, ma potrebbe anche crescere dall'altra parte. Il secondo ramo va nella direzione opposta, anche se non proprio consecutivo, anche se si inclina leggermente, ma comunque deve essere un ramo a destra, un ramo a sinistra, un ramo a destra. Il terzo ramo, anch'esso importante, è quello che dà profondità alla pianta ed è quello che, per quel discorso di prospettiva, dà la sensazione di profondità e di tridimensionalità al bonsai. Man mano che si sale, i restanti rami vengono distribuiti, in senso, a spirale, diciamo, salendo verso l'apice. La chioma è prevalentemente distribuita nella parte posteriore, nella parte anteriore ci sono i rami più in alto. E questa è, diciamo, la distribuzione dei vari rami rappresentata nella vista dall'alto. I vasi che si adattano allo stile Chocan possono essere ovali o rettangolari. La grandezza del vaso dipende dalla larghezza del bonsai e dalla grandezza del fusto. I bonsai che hanno un fusto più robusto e una chioma più larga hanno bisogno di un vaso un poco più profondo. Ma una pianta più elegante e con un fusto sottile hanno bisogno di un vaso più largo e poco profondo, in modo da dare appunto anche la sensazione della pianura dove è cresciuto. Per educare una piantina da vivaio, comunque un pre-bonsai, eccetera, nello stile Chocan, va scelta per prima cosa una pianta che abbia un fusto dritto. Anche se magari nella parte apicale ha delle leggere curve, è necessario che abbia eventualmente un ramo più piccolo, anzi, ancora meglio perché darà più conicità alla pianta, che vada a fare sostituzione dell'apice. Quindi io andrò a tagliare la parte con le curve,
e cercherò di educare il ramo più piccolo, mantenendo la verticalità del tronco. Quindi serve un tronco dritto con la possibilità di sostituzione di apice che abbia una buona ramificazione e che abbia una buona ramificazione generale che mi permetta di scegliere quei rami che andranno distribuiti come abbiamo visto prima. Ci si deve preoccupare di posizionare immediatamente e con accuratezza i rami che costituiranno insieme al tronco il punto focale del bonsai. Quindi sono molto importanti i rami principali, il primo ramo, il secondo ramo e il ramo di profondità, perché sono il punto focale del bonsai. Una cosa molto importante è che nei vari internodi venga lasciato un solo ramo, perché se ci sono più rami, questa parte qua si ingrosserà e quindi sarà evidente e sarà un difetto perché non mi permette di avere quella conicità che abbiamo visto nelle immagini di prima. Anche il piede va lavorato, le radici vanno lavorate in un certo modo per ottenere appunto quell'effetto di nebari allargato e radici disposte a raggiera. Quindi si faranno degli interventi in successione per accorciare il fittone, magari in più momenti. Si andranno a eliminare le radici che crescono non all'altezza del piede che mi sono prefissato e facendo queste selezioni qua prediligono la crescita delle radici attorno al nebari in modo che si possa ingrossare. Questo qui è una pianta del club e qui si notano proprio tutte le caratteristiche dello stile Choccan. Il piede è ben allargato, c'è molta conicità. Io ho messo volutamente una foto più spoglia perché si vedono la distribuzione dei rami. Quindi nella parte più bassa si intravede il tronco, nella parte più alta, come vedete, si vengono distribuite in tutte le direzioni i rami. C'è il primo ramo, più importante, il secondo ramo e il ramo di profondità. La corteccia molto rugosa dà questa sensazione di vecchiaia al mio bonsai. Allora, interrompi condivisione. Eccoci qua. Come vi dicevo prima, oltre a questa presentazione qua, ho selezionato alcune fotografie che io ho fatto al Parco della Burcina, qui vicino a Biella, dove appunto si possono vedere le caratteristiche delle piante che crescono in natura, come ho detto nell'introduzione. Scusa Fabrizio, Sì? ti interrompo un attimo. C'è una slide molto bella, quella dove è la 15, dove fai vedere dall'alto la Sì. distribuzione dei rami. Non è che la puoi rimettere perché Sì? me la sono persa, è la numero 15 se non sbaglio, dove c'è la visione dall'alto. Sì, qua ho fatto un giochino di sovrapposizione. Molto interessante. Questa qua. Ah, Se ce la non scusa. Ah, devi ok. farla condividere. Sì, ok. Ok, questa qua. Aspetta, io non la vedo ancora. Vedete? Io no, però forse. Ah, adesso la vedo. Perfetto. Aspetta un attimo che dovevo fare, se permetti, una coppia. Vabbè, ma la presentazione poi la posso La condividere. puoi dare, ok, ma Sì. questa è molto bella dall'alto perché. Aspetta, sto facendo. Grazie. Com'è che l'hai fatta dall'alto così, comporla? Avevi un G-disegno o l'hai proprio Beh, composta da. questi sono vari layer che ho pulito e poi sovrapposto,
l'immagine della pianta vista dall'alto era in questa rivista dove ho preso anche le altre immagini. Grazie. Rizzo, posso farti una domanda? Sì? Senti, il profilo della ramificazione nell'aretto formale deve Dimmi la essere scusa. profilo delle ramificazioni Sì? nell'aretto formale deve essere simmetrico o asimmetrico, come avevi spiegato nel Mo Yogi? Cioè deve avere un profilo a triangolo scaleno, oppure può essere un triangolo così isoscele, eccetera, eccetera. Ma allora, Oppure non c'è regola, può essere in un modo o nell'altro. probabilmente, chiedo ai maestri di correggermi, questa regola qua forse nel Choccan può anche essere cioè un po' meno evidente. Comunque, come dicevo, un albero in natura non è mai simmetrico, quindi una leggera simmetria ce l'avrà sempre. Cosa dite i maestri? Cosa dicono? Non ci sono. Non ci sono, dicono. Non ci sono. Okay. Comunque è sempre leggermente scalena la forma della Sì, chioma. Boh, magari meno è evidente del Mo Yogi. meno marcata, ma come dicevi tu, c'è sempre uno sbilanciamento della chioma da un lato. Da un Il lato. principio è lo stesso che hai evidenziato per lo stile Mo Yogi, cioè comunque c'è sempre una leggera predominanza di un lato rispetto all'altro, anche nel movimento cercato. Magari meno evidente nel Choccan rispetto al Mo Yogi. E la profondità in questo caso qui si deve manifestare in tutta l'altezza? La disposizione. Aspetta che condivido di nuovo lo schermo, così. Allora, schermo. Vedete lo schermo? Lo vedi? Vediamo. Sì, lo Vedo, vediamo, lo sì. vediamo. Allora, la profondità la dà il terzo ramo, che è uno di quelli che rimane comunque in evidenza e che si intravede dal fronte. Poi, naturalmente, gli altri rami salendo vanno distribuiti riempiendo gli spazi che rimangono vuoti. Quindi, altri rami contribuiranno a dare la profondità al bonsai. Sì, molto, molto chiaro, molto ben fatto, complimenti. Se anch'io posso chiederti se questa presentazione magari la poni in PDF, Sì. è molto utile anche nel lavoro. Ci ho messo un po' di lavoro, ce l'ho messo. E si vede, complimenti. Ecco, allora, mentre ho lo schermo in condivisione, volevo farvi vedere. Ok. Vedete queste, lo vedete lo schermo? Sì, Ok. sì, sì. Queste foto le ho fatte, come dicevo prima, al Parco della Burcina. È un parco dove ci sono molte varietà di alberi, è molto suggestivo e si possono vedere tutte, diciamo, molte delle caratteristiche che poi noi andiamo a rappresentare nel bonsai. Faccio una veloce carrellata di queste fotografie. Qua si vede una conifera e si notano i rami che scendono verso il basso dovute alle condizioni atmosferiche e alla vecchiaia propria della pianta. Quindi anche qui alcuni rami sono stati sacrificati. E quindi si creano degli spazi vuoti, privilegiando altri rami che prendono meglio la luce del sole. Ecco, questo è l'esempio tipico delle radici di un albero molto vecchio. Come si allargano, il nepe è molto evidente, si vedono le radici che si sono ben distribuite in tutta la circonferenza. Anche qui un altro esempio.
Questa è un'altra pianta dove si notano rami secchi e altri rami che crescono comunque in tutte le direzioni. Ecco, qua si nota bene la conicità della pianta. Anche questa qua è un albero molto, molto vecchio. Qua così si vede la persona rispetto al tronco, quanto è grande questo albero qua. È molto accentuata la conicità dell'albero. Anche qui si vedono molti rami che sono stati sacrificati e altri che sono più rigogliosi. Anche qui, stesso discorso, la conicità del tronco. In questo caso l'albero aveva altre piante vicino, quindi ha sviluppato maggiormente la chioma nel lato sinistro rispetto al destro. Quindi queste sono le condizioni che caratterizzano gli alberi che crescono in natura e che noi poi andiamo a riprodurre nel bonsai. Ecco, questa qua è una pianta giovane, come ho detto prima, ha il tronco molto cilindrico, i rami tendono ad andare verso la luce, hanno foglie molto grandi e internodi molto distanti. Quindi questa è una pianta, non ha né bari, non ha radici, sta cercando di sviluppare un fittone verso il terreno alla ricerca delle sostanze nutritive e nel contempo sta sviluppando la chioma per raggiungere l'altezza massima di questa specie qua. Questa è un'altra foto di un albero più vecchio. Ecco, questo Mauro sono quelle famose radici di cui abbiamo parlato qualche volta. Mi sembra che sia una sequoia, se non sbaglio. Intervieni tu? Comunque, una pianta di questo tipo qua, col passare degli anni, sviluppa delle radici che diventano anche aeree ed escono fuori dal terreno. È una caratteristica proprio di questa specie qua, che si può si può osservare in questo parco sopra Biella. Leggi nella chat la risposta di Mauro. Non la vedo la chat perché ho lo schermo. Okay. Allora dice che sono... Si chiamano pneumatofori. Ecco. Sono radici tipiche di specie meta sequoia taxodium che vivono in ambiente di ristagno idrico e servono per ossigenare l'apparato radicale. Ah, ok. Questa è una fotografia che rappresenta un po' un quadro d'insieme di tutti gli alberi, dalle conifere alle caducifoglie. Ci sono molti faggi e in autunno è molto suggestivo per la colorazione che prendono. E anche qui si vede la disposizione delle piante, delle caducifoglie rispetto alle conifere che hanno un andamento più conico. Ecco, questo mi sembra che fosse un faggio. Anche qui si notano i rami che partono verso l'alto, ma che poi per il peso della chioma e eventualmente della neve si scendono verso il basso e formano questa forma qua caratteristica. Anche qui questo albero qua cresce al bordo di una scarpata e i rami hanno preso l'andamento più movimentato perché in quella condizione sono stati soggetti a disturbi dovuti alla condizione ambientale. Qua c'è un'altra pianta giovane, tronco cilindrico e chioma che va verso l'alto.
questo è un altro faggio, questa è un'altra pianta giovane, eccetera. Ok. Per tornare al discorso del Moyogi, volevo portarvi un esempio di una pianta che ho lavorato io personalmente. Quindi, quando ci affrontiamo, quando affrontiamo lo studio di una pianta per realizzare nello stile Moyogi, e naturalmente conosciamo le regole degli stili che abbiamo visto stasera, possiamo prendere le decisioni e impostare la pianta correttamente. In questo caso qua, questa piantina qua, è una pianta che è stata sorteggiata all'ultimo concorso di coordinamento di Milano. È un pino pentafilla che aveva un movimento iniziale del tronco e quindi mi portava a pensare di poterla impostare nello stile Moyogi. Poi aveva una parte molto dritta che partiva da più o meno da metà pianta verso l'apice, che è un difetto comunque. Uno, perché mi interrompeva la conicità della prima parte del tronco, e due, perché non avrei potuto correggerla e quindi ho dovuto prendere determinate decisioni. Anche qua, vista dal lato opposto, questa parte dritta stonava e quindi è stata accorciata. Come ho detto prima, si selezionano i rami in modo da avere quei 4-5 rami nella posizione più corretta possibile, quindi all'esterno della curva, un ramo a destra, un ramo a sinistra, un ramo di profondità, e poi si cerca di ricostruire l'apice con i rametti che sono rimasti dopo aver tagliato la parte difettosa di questa pianta. Il risultato finale, appunto, anche avendo inclinato il terreno, il pane radicale, per dare più stabilità al piede, abbiamo una prima curva più ampia e in successione curve che sono un po' più strette. I rami, per quello che ho potuto, ho cercato di impostarle nelle direzioni canoniche, quindi un ramo a destra, un ramo a sinistra e un ramo di profondità. Qua forse si vede un po' meglio. E nei successivi anni cercherò di andare a formare l'apice in modo che vada a riempire gli spazi e si sviluppi nel migliore dei modi. Beh, questo era il momento. Questo è nel 2019, la pianta nel 2020 questa foto qua non è tanto bella perché ha uno sfondo che non fa capire bene la disposizione, però ecco, comunque ha vegetato, quindi è stata concimata la pianta, è stata messa in un vaso leggermente più grande anche per cercare di far ammorbidire le radici per un eventuale rinvaso che farò quest'anno. E la vegetazione ha ripreso molto vigorosa e si sta sviluppando come mi aspettavo.
Allora, interrompi condivisione. Eccomi qua. Avete domande? Perché ridi, Mauro? Ma io ho una domanda sullo stile Shokan, sì? O retto formale. E ho l'impressione che sia difficile fare invecchiare la pianta, nel senso che mentre nello stile Moyoji, come hai fatto vedere con la tua pianta, a un certo punto puoi sostituire l'apice, tutte le curve danno forma alla pianta, vi dicendo, quello è un eretto. Invecchiando la pianta non può che crescere verso l'alto. Allora non sarà più dopo 10 anni un bonsai, nel senso che magari cresce. Cosa ne facciamo dell'apice? Infatti lo stile Chokan, secondo me, è uno degli stili forse più difficili, perché riuscire a ottenere queste caratteristiche qua non è facile. Prima di tutto bisogna avere una pianta perfetta, quindi deve avere un tronco dritto, molto dritto, e mi deve permettere di avere dei rami da poter sostituire che mi mantengano questa linea retta, e trovare una pianta con queste caratteristiche non è facile. Quindi la pianta continuerà a crescere, ma io dovrò essere bravo nella sostituzione dell'apice, mantenendo comunque il tronco dritto. Non è facile. Man mano che comunque la pianta invecchia, farà la corteccia più rugosa, con i trattamenti al pane radicale inizierà a fare il nebari più largo, e quindi si otterrà il risultato della pianta di Mauro. Vediamo se riesco a recuperare la foto. Eccola qua. Questo qua è l'olmo di Mauro. Appunto, qua ci sono tutte le caratteristiche del Chokan. Il tronco è dritto, i rami sono ben disposti. Vediamo queste qua. Lui ci potrà dire come l'ha ottenuto. Allora, da quel che mi ricordo io, e questa pianta qua è una talea di un altro olmo, quindi ha già selezionato la parte che era, diciamo, perfetta col tronco dritto. Probabilmente aveva dei rami, o magari ha aspettato che crescessero dei rami nella posizione corretta, e poi con l'applicazione del filo e con i trattamenti classici che noi facciamo di bonsai è riuscito a ottenere la forma. Però è corretto dire che su questo stile è necessario intervenire molto più frequentemente sull'apice per evitare che il taglio di un ramo troppo grande lo allontani dallo stile? Sì, diciamo, va controllata costantemente, perché è facile che si perda appunto questa conicità e questa distribuzione dei rami. Ok, grazie. Okay. Posso aggiungere qualcosina se volete? La considerazione da fare è che nella parte terminale la pianta non deve essere sempre perfettamente verticale, perché nella parte apicale, come vedete nella foto, non si vede. Io adesso non so se posso condividere lo schermo, io in quanto non sono un ospite, ma se Fabrizio mi mette ospite, condivido lo schermo facendovi vedere una foto della stessa pianta spoglia. Ok, aspetta un secondo. Quindi altro, assegno ospite.
Sì. Dovresti essere ospite. Ok, perfetto. Vedete? Sì. Ecco, vedete, questa è di qualche anno fa, 2017, la foto, la parte apicale della pianta. Vedete che non è perfettamente dritta. Non è un problema, nel senso che alla fine si perde un pochino nel disegno d'insieme. Vedete la pianta nel disegno d'insieme, il fatto che la parte terminale non sia perfettamente dritta non è così grave. L'importante è che ci sia una coerenza del disegno d'insieme. L'attenzione è nel cercare di scegliere sostituzioni da apice, quando possibile, nei limiti del possibile, di sostituire invece che con un ramo laterale con un ramo frontale. Soprattutto le prime sostituzioni d'apice, se vedete il primo passaggio di diametro è qua, in questo punto non ve ne accorgete neanche perché è frontale, cioè è un ramo davanti che è stato utilizzato per sostituire l'apice. Stessa cosa qui, è un ramo che va indietro, quindi un ramo posteriore che ha sostituito l'apice. Poi nella parte un po' più alta sono degli zigzag perché non avevo rami davanti. Però non crea un'incongruenza così forte, soprattutto se nelle parti terminali la ramificazione è più giovane. Quindi in questo senso non bisogna essere eccessivamente rigidi. Sì. Però appunto nella parte focale della pianta, quindi nella parte centrale, dove si vede bene il tronco, c'è questa... si vede bene il tronco dritto, quindi anche quello è un gioco prospettico che ci dà la caratteristica, no? Assolutamente sì. Per farvi capire, questa foto qua è una pianta, la pianta, stessa pianta più giovane, la vedete? Sì. Ecco, vedete com'era, sostanzialmente era dritta, tranne nella prima parte terminale. La parte principale del tronco, quella visibile, diciamo, è dritta, perfettamente dritta. Le curve successive si perdono. È inevitabile che ci sia una sostituzione d'apice se vogliamo trasformare questo albero in un bonsai, perché si parte da un materiale che non ha una conicità, bisogna crearla, quindi inevitabilmente anche nei cioccani la sostituzione d'apice è un passaggio obbligato. L'attenzione è nel scegliere dei rami il meno mossi possibile. Se sono rami laterali, cercare di limitare il più possibile le curve o con potature con filo per dare una coerenza. Ma il meccanismo è il medesimo che per qualunque altro stile, non è una difficoltà. La difficoltà è trovare il materiale corretto. L'attenzione è anche nella forma dei rami. Vedete che i rami non sono tutti dritti cilindrici, però sono rami abbastanza rigidi. Non sono rami movimentati particolarmente, e anche le curve sono, cioè i tratti tra una curva e l'altra non sono sinuosi, sono rigidi perché ci va una coerenza d'insieme. Non è facile trovare questo materiale. Io ho avuto fortuna, una margotta di un succhione, e come tale era perfettamente verticale e aveva tutti i rami uno alternati, come il classico olmo, e quindi è stata semplicemente una selezione quella che è stata fatta. Non è materiale difficile da riprodurre per un olmo. Prendete un qualunque olmo in campo, lasciate tirare per 2 anni l'asse principale e margottate e ottenete questo tipo di materiale, quindi è materiale piuttosto semplice. C'era qualcuno che chiedeva, aspetta che apro, la differenza tra cioccan e scopa rovesciata. Sì, potrebbero dare l'impressione di essere due stili molto simili. In realtà, adesso io non ho un esempio di una scopa rovesciata, però i rami, pur avendo una parte di tronco che sale verso l'apice, si distribuiscono più proprio a forma di scopa, proprio per questo che si chiama scopa rovesciata. Quindi partono quasi tutti dallo stesso punto. Si ha una parte del tronco bassa che è dritta e poi si interrompe, e da lì partono tutte le ramificazioni
distribuendosi nelle varie direzioni. Diciamo che puntualizzo quello che ha detto Fabrizio, è corretto, eccetto un piccolo dettaglio: i rami non partono tutti dallo stesso punto. Sì, no, quello che volevo dire è che comunque c'è una parte di tronco che continua a salire, ma l'effetto è quello di una scopa rovesciata. La differenza è la distanza tra i rami e negli internodi sul tronco. La scopa rovesciata rappresenta un albero più basso e largo, mentre il retto formale è una pianta più slanciata, più verticale. Tendenzialmente, per semplificazione, anche se adesso abbiamo visto degli esempi su un olmo, la scopa rovesciata è più tipica delle caducifoglie, mentre il cioccagno è più tipico delle conifere. Poi, con alcune eccezioni, ne abbiamo vista una, però in linea di massima, per grandi categorie, esprimo lo stesso tipo di ambiente per due grandi gruppi di piante. Altre domande? Ne hai una nella chat. Ricordamela tu perché non la trovo. Ah, quali sono le essenze che meglio si adattano allo stile Chocan? Beh, come diceva Mauro, si prestano le conifere e alcune caducifoglie, beh, in questo caso qua l'olmo, poi ne avevo dette altre, ma non mi ricordo, aspetta un attimo. Allora, ai cedri, faggi, olmi, pini, quindi le specie sono quelle. Anche i ginepri possono andare bene e i cioccan possono anche essere multitronchi. Fabrizio è un triplo tronco di ginepro, per esempio, in stile cioccan. Sì, beh, però quello lì non è già uno stile di gruppo. È una ceppaia, un triplo tronco in stile cioccan. No. Comunque sono piante rigide, dritte, comportamento verticale. Si può fare anche un bungin in stile cioccan. Sì. Io, Fabrizio, ti chiederei solo se puoi ricondividere il tuo schermo e mettere la tua presentazione, mi pare, sulla slide 17, perché volevo far vedere una cosa importante nella forma delle chiome dei cioccan. Sì. E avevo un disegno utile. Non so se il numero della slide è giusto. Questa? No, più avanti. Eccolo qua. Questa è anche la successiva. Allora, guardate la foto di sinistra, il disegno di sinistra e quello di destra. Vedete, quello di sinistra ha un profilo decrescente dei rami dall'apice verso il basso in maniera continua, mentre quello di destra ha un rientro. Vedete che ha dei rami più lunghi, dei rami più corti che si alternano. Allora, quello di destra è un esempio corretto di chioma cioccan, quello di sinistra no. Perché? Perché l'esempio di sinistra è una tendenza troppo alla simmetria. Vedete che anche i rami sono sullo stesso piano, formano dei palchi a destra e a sinistra continui. Chiaramente è un disegno, uno schizzo, però è ben rappresentativo. Cioè, l'importante è che, come si diceva prima, il cioccan non è mai simmetrico. La simmetria talvolta è meno accentuata, ma non è neanche detto. Quello che è importante è che non sia una siepe, non sia banale, non sia una rastrelliera, cioè tutti i rami che partono alternati uno più su, uno più giù, uno più su, uno più giù, e dall'apice verso il basso sia una linea continua che lo include quasi in un triangolo equilatero in qualche modo. Deve esserci un'alternanza di pieni e di vuoti, come in tutti gli altri stili, anche senza avere le curve che facilitano
Quindi la simmetria si ottiene con l'alternanza delle lunghezze dei... Sì. C'è anche la slide successiva, mi pare, che ha un disegno di una pianta un po' più alta, o forse quella dopo ancora, che è estremamente interessante. Più avanti. Questa. Ma non era questo disegno qua, era una pianta... Ecco, vedete, in questa pianta qua slanciata, qui non è così marcato, però lo vedete che ci sono dei palchi più lunghi e dei palchi più corti. In piante così alte nulla vieta che il primo ramo, invece che essere in basso, il più lungo, sia più in alto. Okay. Ad esempio nella parte, diciamo, un po' più su, lì. Ecco, per esempio lì potrebbe esserci un palco che si allunga e che dà la direzione alla pianta. Qui non è così marcato, forse c'era un altro disegno ancora. Provo ad andare un po' avanti, no, prima delle foto. Allora era nelle Moyogi, nelle slide precedenti a quella che abbiamo visto fino adesso. Aspetta che... Ancora prima, prima delle foto. No, magari vado a memoria sbagliata, eh. No, probabilmente mi confondo. No, non ho altro. Niente. Comunque, è importante che questa... che non ci sia una continuità, una linearità nel profilo delle piante, perché crea... Così come nel Moyogi, lo vedete chiaramente qui, lo vedete, no? Le curve lo facilitano, perché il fatto che ci siano i rami all'esterno delle curve, delle curve marcate... sbilanciano la chioma creando dei vuoti. Questa alternanza è fondamentale per creare movimento, eleganza, per creare dei vuoti ed esaltare i pieni. Nel Chokan purtroppo si tende spesso a non avere questo, cioè il fatto di avere il tronco rigido rende meno immediato creare questi vuoti, e il fatto che questi vuoti non ci siano dà monotonia all'insieme. Quindi è una cosa estremamente importante a tenere a mente. Tutto qua. Per quanto riguarda i vasi, invece, Mauro, io so qua non so se sono corretti, però stava a indicare che ogni essenza ha bisogno del suo vaso, anche se sono educate nello stesso stile, però proprio perché sono essenze diverse, hanno caratteri diversi, e quindi il vaso si deve abbinare correttamente. Chiedo scusa solo un attimo, in merito al discorso di prima dei pieni, dei vuoti che faceva Mauro, se a qualcuno capitasse l'occasione di vedere il libro di Abe Kenichi sul pino pentafilla, ci sono degli esempi, dei disegni veramente eccezionali, secondo me, da questo punto di vista, un po' in tutti gli stili, se vi capitasse, si trova qualcosa anche in rete, volendo. Altre domande? Fermo la registrazione, Claudio.